meglio le potenzialità, per aggregare i potenziali operatori, perché naturalmente quando parliamo di start-up o di piccole e medie imprese abbiamo bisogno anche di aggregare una capacità di interlocuzione e di partnership con un paese così grande come l'India, con 29 stati, con un'organizzazione molto complessa, e quindi anche individuare i settori, le aree dove possiamo intervenire, come possiamo sostenere questo processo. Noi tra l'altro abbiamo intensificato negli ultimi anni una attività nel food processing con missioni in presenza fisica, con missioni anche virtuali durante il Covid. Stiamo ragionando anche su progetti pilota con qualche food park, perché qui sono organizzati anche con food park per quanto riguarda l'organizzazione della trasformazione dei prodotti agricoli. Food park che tra l'altro hanno una larghissima prevalenza del settore privato, quindi abbiamo anche interlocutori privati. Stiamo cercando di mettere a disposizione anche strumenti finanziari per le nostre imprese che vogliono investire. L'Italia comunque è già un partner di riferimento nel food processing, sicuramente in Europa insieme alla Germania siamo il partner di riferimento per tutto quanto riguarda i macchinari che vanno dai macchinari agricoli fino alla trasformazione, fino al packaging, alla catena del freddo. Siamo molto presenti e abbiamo anche le associazioni di riferimento delle imprese che operano in questo settore, da Federunacoma a Anima. Abbiamo anche stabilito una speciale partnership con la regione Emilia-Romagna, che sicuramente è un po' la regione di riferimento sul food, come sappiamo, e abbiamo stabilito delle iniziative con la regione, con gli enti di ricerca, con le associazioni. Quindi benvenga anche una possibilità di coinvolgimento di start-up italiane che vogliono internazionalizzarsi e che guardano un mercato globale e che guardano l'India come uno dei mercati di riferimento, perché appunto stiamo parlando di una superpotenza in campo agricolo e alimentare. Ora, da questa ricerca io mi auguro che possiamo costruire un percorso con le imprese che vorranno parteciparvi. Noi abbiamo tutti gli strumenti utili qui in India, come ambasciata, come ICE, come Camera di Commercio, come SIMEST, SACE, quindi le aziende che intendono avviarsi in questo percorso troveranno una infrastruttura di riferimento e di supporto molto molto avanzata qui in India, e quindi è un buon terreno su cui si può testare la capacità di poter agire come attori internazionali, seppur di nuova formazione, perché obiettivamente nel mondo delle start-up, quando si nasce, si comincia subito a vedere qual è la proiezione e la potenzialità sui mercati globali. Non si nasce soltanto per un mercato territoriale o regionale, ma potenzialmente con una proiezione appunto internazionale. Quindi, da parte mia, non voglio togliervi altro tempo, perché siamo curiosi anche di sentire l'esposizione del progetto da Sara, e poi anche Fabrizio articolerà quelli che possono essere gli interventi più specifici e in dettaglio di quello che possiamo fare. Però io vi volevo dare questa inquadratura che penso sia utile per capire come si situa un progetto del genere, in quale mercato, in quale paese, con quali rapporti tra Italia e India e con quali potenzialità di supporto da parte nostra. Grazie mille. Grazie ambasciatore. Sì, io direi a questo punto di dire giusto due parole per non togliere troppo tempo poi agli interventi di Sara e di Chavi, che sono sicuramente il succo di questa presentazione. Come è nata l'esigenza di appunto effettuare questa ricerca un po' più approfondita sull'India e anche per capire meglio il feeling che le start-up italiane hanno verso questo mercato. È nata perché, come voi sapete, l'agenzia ICE, prima in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e poi con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è già attiva sul discorso start-up da un po' di anni, con l'organizzazione del Global Startup Program, che nelle due edizioni organizzate ha coinvolto 11 paesi e oltre 200 startup italiane. Nella seconda edizione,
per la quale era, l'India era, una, era uno dei paesi inclusi nel progetto, abbiamo visto che la risposta delle start-up italiane verso l'India è stata molto tiepida. Pochissime start-up hanno evidenziato e hanno indicato l'India come paese e mercato prioritario di loro interesse. E a quel punto abbiamo, siccome comunque diciamo il sistema Italia in India considera invece l'India dal punto di vista della tecnologia, dal punto di vista anche dell'ecosistema delle startup, lo considera un paese molto avanzato e anche complementare con quello che può essere l'offerta italiana, e abbiamo deciso e abbiamo ritenuto opportuno appunto di approfondire i motivi per cui soprattutto le startup italiane non considerano, perlomeno in fase di prima priorità, non considerano l'India come paese di destinazione delle loro attività. E qui poi vedremo nella presentazione di Chavi i motivi, devo dire, molto ben delineati, molto ben identificati per cui c'è stato questo problema. Per cui diciamo, la seconda edizione del Global Startup Program non ha visto l'India come paese destinatario, però abbiamo, come anticipava l'ambasciatore prima, abbiamo comunque messo in piedi un progetto articolato di cui questa ricerca è solo la prima fase, che prevede da qui a qualche mese anche una presenza, purtroppo in questa situazione solo virtuale, però una presenza e uno scambio di esperienze, di collaborazione tra startup italiane e ecosistema indiano delle startup stesse, ma anche delle aziende. Quindi un contatto stretto, un primo contatto tra startup italiane e aziende indiane che possono trarre beneficio dall'offerta italiana e dall'offerta di queste startup. C'eravamo dati come obiettivo, prima di iniziare la ricerca, alcuni settori, che erano quello dell'agtech, del food tech e dell'industria 4.0. E a seguito della ricerca, come ci spiegherà Charlie in seguito, abbiamo visto che forse per l'industria 4.0 i tempi sono un po' prematuri, per cui abbiamo deciso di focalizzarci su ag tech e food tech, in special modo e specialmente sul settore del packaging, perché comunque lì c'è una vera e propria complementarietà tra i due paesi. Quindi, quali sono i prossimi passi? Da qui a breve andremo a presentare, oltre che i risultati della ricerca, anche il progetto startup in senso lato alle startup italiane operanti nei settori che ho appena detto, per appunto proporre la nostra offerta, che è quella di partecipare ad un evento da tenersi entro aprile-maggio, di presentazione dell'offerta italiana, ma anche di possibilità di meeting B2B. Una volta fatta questa presentazione, inizieremo l'azione, le attività di, tra virgolette, reclutamento delle startup italiane, ma anche parallelamente del matchmaking delle startup partecipanti con le aziende indiane di loro interesse. Quindi questi sono i prossimi passi per quanto riguarda le startup, e a questo punto io lascerei la parola alla dottoressa Roversi, presidente del Future Food Institute. Grazie. Grazie mille, siamo molto felici di essere qua con voi oggi, grazie mille ambasciatore e grazie mille a ICE per aver coordinato questi lavori. Prima di entrare nel merito della ricerca, penso che possa valer la pena capire il perché facciamo questo. Il nostro istituto è nato 8 anni fa
È nato con l'idea non di creare una startup, ma di creare un ecosistema che ci aiutasse ad avanzare quella che è l'evoluzione dei sistemi agroalimentari mondiali. E devo dire che in questi 8 anni il nostro paese ha giocato un ruolo fondamentale. Perché noi in primis, in questi 8 anni, abbiamo cercato di affrontare questo tema cercando di capire come portare un valore aggiunto e cominciare a connettere i puntini e scovare quelli che sono i valori nelle varie parti del mondo e come l'Italia può dare un contributo ad accelerare l'evoluzione e la transizione ecologica di cui c'è bisogno. Noi in questi 8 anni abbiamo cominciato a investire tanto sulla creazione di competenze, sull'educazione, sul conoscere le comunità in giro per il mondo e capire dove c'era questo valore e poi a connetterci con il mondo dell'innovazione, fare innovazione, studiare come le startup possono portare appunto un beneficio alla grande, all'industria agroalimentare e al settore in generale. Questi 8 anni ci sono stati alcuni momenti importanti che penso sia giusto rimarcare, perché nel parlare di tecnologia e di innovazione dobbiamo capire come utilizzare la tecnologia, il digitale e l'innovazione. E c'è un momento che ha visto il nostro paese protagonista e penso che un pochino siamo qui oggi tutti figli di quell'eredità che Expo ha saputo costruire. Perché nel 2015 le Nazioni Unite annunciano gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030, che oggi è un po' la guida dell'innovazione. Nel 2015 a Parigi si firma l'accordo per il clima, ma nel 2015 il nostro paese per la prima volta ospita un Expo che si occupa di fare advocacy e raccontare al mondo che nutrire il pianeta vuol dire nutrire gli uomini, ma anche prenderci cura dell'ecosistema che li accoglie. Da quel momento il nostro paese ovviamente ha avuto una grandissima accelerazione su questi temi. Se prima noi sembravamo degli alieni a parlare di food innovation e food tech, anche nella nostra amata regione, prima citata dall'ambasciatore, devo dire che con Expo si è accelerato il processo. Le industrie hanno cominciato a implementare innovazioni, tecnologie, il digitale è diventato presente nei processi di innovazione. Ma questo è stato un processo che ci ha permesso appunto di connettere i puntini e capire il perché facciamo le cose. Allora, in questo momento devo dire che siamo molto contenti perché la nostra esplorazione dell'India come hub rilevante per il mondo quando parliamo di questi temi è cominciata nel 2017, quando con il nostro istituto abbiamo cominciato a organizzare delle global mission. Nelle nostre missioni identificavamo i 10 innovation hub per eccellenza, i posti dove bisogna connettere l'innovazione, dove c'è del valore, dove magari ci sono storie millenarie, dove ci sono biodiversità da proteggere, dove c'è un comparto agroalimentare che va valorizzato, va potenziato. Andarli a studiare. Così in questi anni siamo tornati più volte in India. Abbiamo trovato in India innanzitutto un tessuto molto interessante, tantissimi valori, un patrimonio sociale che fa dell'agricoltura uno dei pilastri. E non possiamo far finta di non vedere quello che sta succedendo e quello che sta succedendo ancora una volta ci convince che lavorare per l'innovazione di questo settore è assolutamente cruciale. E quindi devo dire che la nostra esplorazione, il nostro viaggio, oggi ci porta a vedere l'India come uno degli hub internazionali di riferimento, sui quali noi come italiani possiamo e dobbiamo portare competenze, possiamo portare soluzioni, perché c'è tanto da fare. C'è tanto da fare e purtroppo è triste quando le persone dicono no, perché io faccio innovazione, faccio il mio paese, senza pensare a che cosa succede magari in Amazzonia, che cosa succede in India, che cosa succede dall'altra parte del mondo. E quando parliamo di agricoltura e quando parliamo di innovazione per l'agricoltura, parliamo di coloro che si prendono cura del nostro paese. E quello che succede in Amazzonia o quello che succede in India impatta anche sulla nostra vita, sulla nostra salute. E quindi noi come Future Food Institute ovviamente siamo fortemente motivati e continuiamo a connettere i puntini fra quelli che sono gli hub dell'innovazione mondiale. Da San Francisco, dove c'è il nostro team R&D,
all'Asia, quindi sicuramente il Giappone dove c'è il nostro Living Lab, ma l'India dove pensiamo che possa insediarsi un hub di innovazione importante e l'Europa dove siamo. E quindi ovviamente il fatto di investire sull'India per noi ha un enorme valore. L'India ormai lo sappiamo quanto sarà importante nel futuro dal punto di vista economico, sappiamo quanto è importante anche per la dimensione agricola, comunque è il secondo produttore al mondo di grano, è il secondo produttore al mondo di frutta. Ovviamente magari le quote di esportazioni non sono così importanti, ma il secondo produttore al mondo di grano sono numeri da capogiro e noi non possiamo non preoccuparcene. Allora, quello che emerge da questa ricerca, ne sono molto contenta perché ovviamente quando cerchiamo di portare il nostro valore, vogliamo farlo anche nel portare un processo nuovo. Quello che emerge è che bisogna cominciare da un percorso di ascolto. Il mondo delle startup che noi tanto amiamo ha un difetto. Ha avuto il difetto di forzarci tutti a semplificare, semplificare i messaggi perché devi fare un pitch in 90 secondi, per semplificare il modo con cui fai le presentazioni, accorciare, scalare, numeri, 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 scala, scala, scala. E questo ci ha rovinati. Ci ha rovinati perché il sistema agroalimentare è complesso e bisogna prendersi il tempo per comprendere gli impatti, per comprendere a che cosa servono le tecnologie, utilizzarle non perché sono tecnologie, perché dobbiamo capire qual è il senso, perché utilizziamo quella tecnologia. E prendersi il tempo per capire quali sono i bisogni, perché purtroppo anche noi abbiamo fatto questo errore in passato, molto spesso abbiamo applicato tecnologie perché dovevamo scalare, senza ascoltare quali erano i bisogni. Ed è stato bellissimo il percorso fatto in India, perché ci siamo resi conto che l'India è un tripudio di biodiversità, di comunità che hanno bisogni diversi, identità diverse, sembra girare l'Italia. È logico che se passiamo da Bolzano, andiamo a Torino e poi passiamo a Bologna, poi andiamo in Sicilia o in Puglia, identità diverse, bisogni diversi, territori che hanno bisogni e necessità diverse. E questa è stata una bellissima scoperta che ancora una volta ci fa comprendere che bisogna non solo scalare e fare numeri, ma ascoltare, capire i bisogni e andare in profondità. Non solo fare numeri per fare numeri, ma penetrare e lavorare assieme alle comunità locali. Quindi io ora vorrei lasciare parola a Chavi Jadhvani, che dirige tutta la parte di innovazione e design all'interno del nostro istituto e che tra l'altro è anche indiana. E sono molto contenta perché in realtà Chavi rappresenta un folto gruppo di ragazzi che dall'India in questi anni sono venuti in Italia a studiare la food innovation e sono rimasti parte della nostra community e sono un po' il cuore pulsante di questa community e stanno diffondendo questo approccio anche in India. Quindi sono molto contenta per questo e ne approfitto in quest'ultimo minuto anche per ringraziare la dottoressa Claudia Laricchia che dirige il nostro dipartimento che si occupa di food diplomacy e che con me cerca di unire puntini e penso che il nostro paese possa fare tanto in questo e noi in questi anni abbiamo trovato nelle nostre rappresentanze all'estero un valore immenso e siamo molto contenti del lavoro che le nostre ambasciate fanno. È un motivo di orgoglio e non finirò mai di dirlo, non lo dico perché c'è qui l'ambasciatore, ma lo credo veramente. Noi in questi anni con le nostre missioni abbiamo avuto modo di lavorare con gli attaché scientifici italiani nel mondo, con i nostri ambasciatori, con le scuole, con gli istituti di cultura, con gli istituti di commercio estero, che sono veramente un patrimonio e sono per noi una porta per creare ponti e valorizzare competenze che ci sono nel nostro paese, date forse da 2500 anni di storia e un approccio che magari ritroviamo nei nostri territori, perché quando leggiamo di Parmenide e Zenone che parlano dell'equilibrio uomo-natura, qualcosa forse vuol dire, qualcosa ci è rimasto. E il fatto che noi portiamo questo sapere e anche le tecnologie e l'innovazione nel mondo, penso che oggi sia una delle nostre responsabilità. Lascio la parola a Chavi. Grazie mille, Sara. Thank you so much for giving this overview and thank you to the ambassador and the team of ICE. This has been an incredible opportunity for me to rediscover my own country. And I would love to share what we discovered during this process. Let me share my screen so everyone can.
So in December 2020, we started this collaboration with ICE, in which we decided to, before doing any programs, any matchmaking activities, we decided to take the time to research and understand, as Sara said, listen to what's happening on ground in India and what's happening on ground in Italy. So the challenge that we gave ourselves was, how can we identify opportunities and obstacles perceived by our target, which is the Italian startups and Italian companies who don't see India as their target market. So understand what are their perceived obstacles in relation to Industry 4.0, ag tech and food tech, and then use design thinking and prosperity thinking as an approach to understand what are the opportunities on ground in India, where actually Italian startups can be contributing today. So I'll take a minute to talk about this methodology, because it's not the data and the numbers that make this methodology special, but it really makes the personal experiences of experts, of people working in those industries on ground, and one-to-one in-depth interviews with them that make this methodology special. So it's a creative approach to problem solving that starts with people and ends with innovative solutions that are tailor-made to suit the needs of those people. It designs solutions from the point of view of people who you are interviewing. So the different phases are empathy. We need to empathize with Italian startups. We need to empathize with stakeholders in India, accelerators or other startup counterparts, and understand what is it that they need to make this work, to make this better, to make this happen. Then we extrapolate and define our challenge statements, our problem statements that we as facilitators and catalyzers of these collaborations can be taking as a jumping off ground to develop new ideas for new programs, for new ways in which we can collaborate. And then eventually begin ideating. So we didn't do the ideation in this particular project, but the goal is that to begin ideating together as a community of catalyzers to how we can help face these challenges and solve for these problem statements that emerge from the research. We interviewed 32 experts, 17 Italian startups, 13 Indian stakeholders between startups, incubators, and experts, and also the internal stakeholders of our this project. These are a few examples, like Startup Buddy in India, Being in Italy, Turning Ideas, another accelerator promoting international collaborations in India. These are a few faces of the experts on ground that we interviewed, which also includes an Italian startupper based out of India, Intello Labs, and me, Food Forward India. So there's a mix of accelerators, startup ecosystems, people catalyzing. For example, the Good Food Institute is an ecosystem. While there's also Case Living and Intello Labs, which are actually Industry 4.0 startups working in the agri-food space. We also interviewed the innovation manager at Swiggy, which is the largest food delivery platform in India. So overall, our starting strengths from the Italian ecosystem, based on our benchmarking, based on our interviews, was that Italian Fabric has a very good know-how in food processing industry when it comes to CPG. Our R&D is extremely strong. We have a very strong know-how in agri-tech industry, which is also based on values of a healthy Mediterranean diet and lifestyle. And eventually we have personnel, which has a higher level of education as compared to the Indian ecosystem. While opportunities for Italian startups in India in the space of Industry 4.0 or agtech and food tech emerge as, of course, agri-tech, but with the focus on automation, in smallholder farmers. Then we see in CPG a few trends around health, convenience, European products that emerge, as well as what is the state of the art in manufacturing. We see sustainable packaging emerging as an important need. There is health and nutrition. India is one of the considered as the diabetes capital of the world. So how can Italian values and Mediterranean diet principles promote that, help that? And then we see in Industry 4.0, which is
still a small niche. We see that traceability in the logistics space is becoming, is the only place where Industry 4.0 is applied to food, food value chains at a large scale. We also see food waste recovery as a huge problem, as a huge need, as well as an opportunity where Italian startups can be bringing in new technologies. I'll go in depth into each one of these now. So in terms of automation and agri-tech, in India, though the adoption of IoT in agriculture started relatively late as compared to the rest of the world, this sector is growing at a fast rate. In fact, IoT technologies in agriculture will reach 20.4 billion in 2020, as compared to 6 billion in 2016. So just in 5 years, it's 4 times growth. The high presence of low labor costs leads to the common belief that there won't be a demand for automation, but that's actually not true. In reality, even the smallholder farmers today are requesting for technologies that help automate parts of the agri-food processes. For example, sensor-based grading and sorting of agricultural products. If this is carried out at the right time, this can significantly help reduce food waste at farm level and improve the overall efficiency of the processing. India's software services strength and low-cost fabrication of technologies is also an opportunity that covers the actual needs of innovation and irrigation tech. So the fact that this has a double side, because when you look at the low cost of fabrication, that also becomes a pusher for Industry 4.0, which is the reason why Industry 4.0 is also struggling to become mainstream in India, because there are rudimental small solutions that are emerging from as a bottom-up approach. But at the same time, this also represents an extremely high value when it comes to automation and agri-tech. When we look at the Italian side, we realize that it's important to notice that innovation in the agri-food sector doesn't come up only from startups. A lot of it is also coming from classical actors like fertilizer producers or tractor producers, and they should be considered as an important stakeholder in bringing forth this innovation, and not only Italian startups. In terms of CPG trends and what's happening in the manufacturing space overall, we see that processing industry in India has a low penetration and it's still at a very nascent stage. In fact, only 10% of agri-produce is transformed. Despite of this, the Indian F&B market is estimated to be $448 billion. It's growing at 9.5%. So the fact there is, we try to dig deeper into it, like why is only 10% of agri-produce transformed? Because there is this common connotation in India of the love for fresh food. People don't yet understand that maybe value-added products are also still delicious, good, healthy for them. So there is this kind of like a vacuum in food processing. I can see a message here in chat. Okay. So there's a need to accelerate the food processing industry, because that need is coming from the people. The need for healthy, safe, and convenient FMCG products. We see that the government has given priority sector status to food processing under the new manufacturing policy of 2011, with the aim to improve processing levels from 10 to 25% by 2025. There have been loans given to food and agro-based processing units, and cold chains are by now the first concerns for the government. This is in parallel where Indian consumers are manifesting a need for CPG products, because traditionally things are changing, right? Before there was a homemaker in the family, a very important figure that was cooking for you, taking care of transforming that fresh fruits and vegetables into delicious food, healthy food for the family. But today, that has been changing over the last 2 decades. There are many more nuclear families. There are many more working people from both genders. So people are beginning to manifest a need for CPG products, convenience products. We also see a small niche of Indian consumers that are demanding European products, for example, cheeses.
And we are, it's beginning to upsurface that actually India has probably in local regions some cheese-based products which haven't been yet come to the mainstream. And there are startups that are trying to bring it to the mainstream, but they lack the know-how and the support in scaling that. So that's where like this very niche market also sounds like an interesting overlap with Italian know-how. Then we see a rise of regional food identities that deserve special attention because a regional packaged food players could grow twice as fast as their multinational rivals by 2020. There is an... Is there a question? No, okay. Minimize that, yeah. So the regional... Indian consumers are beginning to take this ownership and pride linked to regional food, which wasn't there, let's say, even 5 years ago. There was a lack of knowledge. People had no idea that our country had such a diverse cuisine. And now startups are beginning to understand value in that. Startups, chefs, restaurants, and they're beginning to bring that to the mainstream menus and the mainstream products. So there is a unique opportunity for Italian stakeholders as well because of their experience on the topic. Like about 40 years ago, 50 years ago, this Italy went through the same transformation when we started valorizing our regional food identities. We saw that in food transformation, companies are more and more interested in addressing the unorganized and very small scale markets, working on standardization using blockchain. For example, this insight came out from a fishing industry. There are important investments from the government covering these activities of reorganization as well. Concerning Industry 4.0 in food manufacturing, for the moment, it's driven by fiscal incentives, usually given to large companies to fund spin-off and experiments with these technologies. So it's kind of coming from a global pressure that we need to experiment as well. But that also makes it a blocker for startups because they're not accessible. The opening of mega food parks instead that link production to primary transformation in a single place seems to be the right playground to begin collaborations in Industry 4.0. And even to try and open it up to the startup environment. Sustainable packaging. So we saw in our benchmarking research that Indian government is doing important efforts in order to fight the use of plastic in the country. This issue was carried out with the single-use plastic ban. But this policy encountered some blockers because of the inevitable usage of plastic when it comes to food products. In order to tackle this, Indian startups are working on alternative packagings like a company in Goa that uses seaweeds to produce bioplastics. On the side of packaging waste coming from food delivery, large food delivery companies are also looking for sustainable packaging solutions, especially the ones that are suited to the peculiar characteristics of Indian cuisine. Delivery giants like Swiggy are willing to pay up to 30% of premium as compared to plastic packaging if they find the right solution. Paper-based packaging alternatives, for example, cellulose pulp containers, are not yet that diffused, and their integration could also be a great catalyzer to reduce plastic usage on one side, and possibility to build a network with Italian startups that have experience in paper packaging production on the other. Finally, startups dealing with bio-based coating, protective layers that preserve agri-produce, and other sustainable solutions for fruit and vegetable storage see India as a large potential market because of the economies of scale that India can provide. It's a large fresh fruit and vegetable consuming country where a need for bio-based coating can really represent a huge opportunity. In terms of health and nutrition, India is known as the diabetes capital of the world. According to National Health Policy in 2017, close to 2/3 of the disease burden in India is due to lifestyle. 20% of Indians suffer of non-communicable or chronic diseases such as cancer. In fact, there are some trains being called as cancer trains
to that take people from remote countryside to cities for treatment, for cancer treatments. In the cities, people are increasingly looking for healthier alternatives in food to incorporate wellness in their daily consumption. Consumer health market is estimated to be $4.8 billion, growing at 5%. Which leads us to believe that diabetes, geriatric, and cancer-focused foods is an untapped territory where large-scale impact can be created, where we can actually go and change things, make it better. Italian startups working in the health sector can bring knowledge concerning balanced and inexpensive diets and food based on the Mediterranean lifestyle values. As the demand in younger audience in India for fitness and health increases, startups, companies specializing in the area have a potential to guide better food choices. We also see that in India, there is a rebirth of Ayurveda, where companies and startups are taking the Ayurveda values and they want to test in other ecosystems, in European ecosystems, the demand for products like based on Ayurveda principles. In terms of food waste recovery across the value chain, we see that in India, 40% of food is wasted, and this issue is highly linked to the fragmentation of the agricultural market, climatic problems, and the cold chain infrastructure lack. The results of initiatives like Safe Food by FAO show us that it is important to work on both targeted use of technologies, but also training for producers, because only technologies is just bringing and forcing that is not going to help. We need to set up local warehouse storages and distribution centers. They were also able to create a general awareness about greater efficiency and sustainability. Food waste is strongly linked to the opportunity of CPG and manufacturing as well, where the assessment of assessment and value addition at the early stage of products might in fact be a solution to improve food waste and efficiency in the Indian agriculture. For example, IntelloLabs, a company that is Industry 4.0 company that uses sensors at an initial stage for sorting and grading of the agri-produce. They told us that even small value addition, like putting a bag around potatoes, is a consumer is eventually more likely to pick up that bag of potatoes instead of those four or five potatoes lying at the end that they are more likely to waste. So simple, very simple value addition done at farm levels, at a distributed level, can actually be a great opportunity to reduce food waste. What we learned about Industry 4.0 and traceability is that in the food sector, globally, there is a growing need for data collection for quality control, both at a B2B and at a consumer level. That brings blockchain technologies at the center of the scene. Raw food transformation industries are those who need this kind of technologies the most because of their closeness to the product. Traceability can solve three important issues: logistics tracking, helping reduce the food waste, and rebuilding consumers' trust. The loss of agri-produce grew to 20%, of which 6% is actually represented by grains and 5 to 12 by vegetables, often at the farm level. So while efforts in this space still remain minimal because companies are still trying to strike the right balance with consumer needs, we still see big data and blockchain becoming the most promising Industry 4.0 technology applied to the food industry at the moment. We need to do a deeper user-centered research to understand which part of traceability is actually important to the Indian consumer. Where is that trust that needs to be built? So that was about opportunities and everything that we can be doing as an ecosystem of startups and companies. Now, in terms of obstacles, of what actually presented barriers for startups to be applying to India as their target market. We also will recap each of these obstacles into
problem statements or challenge statements that us as catalyzers of these ecosystem promotion can be using as a jumping off point to ideate new ways of promotions. So in our obstacle area one, we see that the startups express the need to be able to make appropriate target consumer personas. So someone, Claudia from Squat and Basilico, says that there is a social and economic disparity and the opportunity of a large growing population. So in order for them to be able to evaluate entry in this market, it would be critical to make preliminary comprehensive buyer personas and where they live. Italian startups need a document of reference that explains to them how the Indian agri system works and how they can enter it. How much does it cost for the European partner to create a support structure of assistance in India? None of their partners have facilities and offices. There's no network present. So how can we as catalyzers help in that? Then startups need support to understand which geographic zones in India are better suited for their business, both in terms of where does the target audience lie, and also in terms of where does the talent pool lie that they are looking for. So this brings us to the recommendation of promotion of regional business identities. The scale of India is overwhelming for most people. This is not news. And at the same time, it is full of specialized pockets of resources and demand. To make it easier for startups to navigate this complexity, it would be necessary to break down the larger Indian context into these smaller regional identities that detail out peculiarities like what are the regulations, what is the talent pool available, what is the kind of infrastructure, demand. Example, in Bangalore, you have ID startups, where in Maharashtra, you have AgTech, where in Pala, there is a large cacao resource. So how might we make India more comprehensible and approachable for startups through the promotion of regional business identities? Our second area of obstacles is that Italian startups are looking for practical experience of entrepreneurs who have already entered that market so that they can give them tips and recommendations about infrastructures, machineries, and existing conditions. Italian startups are also unable to see connections beyond their specific business activities. So they need to be exposed to diverse forms of collaboration with institutions, with other corporates. There is a general feeling of mistrust and high risk in case of one-time interactions with intermediaries as well that needs to be mitigated through long-term relationships. So this person from Marco from Horticultural Knowledge actually had a similar experience like that, that their negotiations with the intermediary were not concluded due to unreliability that was shown. So we realized that maybe there is a need for a different kind of relationship. These peer-to-peer tandem programs where we understood that information by itself doesn't seem to do the trick, while engaging with intermediaries seems to be a short-term solution. Startups will actually benefit from a long-term relationship with these, something we can call local buddies, that are invested in this collaboration beyond the traditional business scope. So we realize in a country like India, you can't have just one-off relationships where it's purely linked to the financial exchange. You need someone who's invested in your growth on a long term. And that could be someone like Ashish Mittal from Turning Ideas, who is invested in collaborations between European and Indian startups. But it could also be someone like Nunzio, who represents someone who is a startupper, Italian startupper living in India, who represents the journey that we want our other startuppers to take as well. So creating these peer-to-peer tandem programs could actually be a long-term, more rich solution to catalyzing these ecosystem collaborations. So the question becomes, how might we facilitate these long-lasting relationships instead of one-off exchanges? Italian startups are aware about a lack of legislation and they are very concerned about the theme of intellectual property protection in India. So in our second, in the third obstacle area, we see that most startups don't fully comprehend the financial growth opportunity
that lies in the micro markets of India as well. So India has its own peculiarities like any other countries, but if one is willing to work on those small difficulties, the doors of an immense market will open. And that's somehow, it's not very concrete and very clear yet for the Italian startups. There is a lot of misinformation that propagates, myths and stereotypes in the Italian community about the Indian ecosystem. So optimizing knowledge and information sharing through concrete data and demystification of stereotypes should be one of the priorities. We see that next to lack of information, there is a lot of misinformation that propagates. There is a need to facilitate conversations where first-hand experiences of India can be shared with Italian startups. How might we accelerate access to precise and real-time information about the Indian startup ecosystem globally? The next section, we see that in Italy, innovation in the agri-food sector doesn't come up only from startups, but it's also starting from the classical actors. Startups request direct contacts with professionals of corresponding sectors, like startups working in the health sector would like to be put in touch with the local doctors in India. And overall, startups fear a lack of technicians that can adopt their hardware technologies and work with their hardware technologies on ground in India. So this helps us understand that there's probably a need to create direct connections between startups, local experts, and investors who can solve for each of these different insights. Many startups requested specific experts who have actually had experience in helping startups like theirs to get established in India, in matters of legal, commercial, technical, administrative, bureaucratic, and cultural. So how might we facilitate a better culture fit between the startup needs and the available support on ground? How can we put them in touch with the right kind of expert at the right time of their growth journey? In the next section, we see that the growth of Industry 4.0 today is driven by governments and startups struggle to navigate that bureaucracy and the red tape. There is a need for hubs that can act as bridges to facilitate these collaborations. Industry 4.0 in food manufacturing is highly driven by fiscal incentives given to large companies for funding spin-offs. And these technologies today are inaccessible to startups without the financial support. Also, the smaller production scale of CPG startups acts as another barrier to Industry 4.0 technologies. So how can we promote more collaborations between startups and corporates who do have access to these technologies? How might we facilitate the access of Industry 4.0 for startups in general in India? And finally, we realize that for the moment, there is no clear understanding of what Industry 4.0 is. The applications are broad and this sector still needs to be defined in India. For example, Amit Singhal from Startup Buddy shared with us that it's only in the past 9 months that people are beginning to speak about what Industry 4.0 is, and it hasn't yet arrived to the startups. We see that efforts in traceability technology as well remain minimal because the companies are still trying to strike the right balance with what do consumers actually need. The most common applications still remain in the automobile and heavy industrial parts industry. We see that food manufacturing is a mix of automation and craftsmanship, and a lot of it is still depending on human expertise. For example, we spoke to someone from Barilla and they shared with us that even today they have a food technologist who's actually interacting with their entire production line, with the sensors, with the technologies to be able to manually reset certain parameters, humidity, etc. So Industry 4.0 applied to food also needs to consider this craftsmanship when it comes to automation.
So we can conclude that it is too early for Industry 4.0 in India applied to food and to startups. On the other hand, food tech and ag tech present a much more accelerated opportunity for collaboration. So how might we leverage the Italian know-how in ag tech and food tech towards the opportunity areas that emerged in India today? So to conclude, we have these new challenges and these new problem statements that we can all as catalyzers begin ideating towards. How might we make India more comprehensible and approachable for startups? How might we facilitate long-lasting relationships instead of one-off exchanges? How might we accelerate access to precise and real-time information about the Indian startup ecosystem globally? How might we facilitate a better culture fit between the startup needs and available support on ground? How might we facilitate the access to Industry 4.0 technologies for startups? And how might we leverage Italian know-how in ag tech and food tech towards the opportunity areas emerged in India? So some of our next steps have been around the lines of aggregating startup ecosystems like SMAO, TAG, Le Village, communicating constantly relevant and updated information on the Indian ecosystem, facilitating these conversations between buddies in India and Italian startups, and then following up to create programs and spaces that can help build long-lasting relationships. Our project team is comprised by these five people: Sara, Claudia, myself, and our two researchers, Margherita and Matteo. Thank you so much for your attention. I will stop sharing my screen now. And, happy to answer any questions, any clarifications. Grazie, Xavi. Prima di lasciare spazio alle domande, volevo innanzitutto ringraziare il team di Future Food e il team anche di Chemumbai con Ashima. Credo che in due mesi, in poco più di due mesi, in due mesi e mezzo, abbiamo perlomeno identificato quali sono, insomma, le cose da fare. E la conclusione della tua presentazione è la nostra linea guida per il proseguo del progetto, nel senso che abbiamo comunque avuto la conferma che l'India deve essere approcciata in modo molto granulare. Non può essere considerato un unico paese, vista la sua estensione a livello geografico, ma anche la sua diversità a livello di microsistemi economici, sociali, eccetera. Quindi questa sicuramente è una metodologia di approccio che dovrà essere usata per il prosieguo. Abbiamo capito che, insomma, anche l'offerta italiana forse deve essere aggregata per essere più consistente e per avere anche più opportunità di successo. E sicuramente, insomma, abbiamo capito che effettivamente, insomma, ci sono dei problemi in India, soprattutto di comprensibilità della legislazione, delle normative, soprattutto in alcuni settori, ma su questo io vorrei dire, insomma, che in India ci sono, c'è il sistema Italia, che è in grado di rispondere a questa mancanza e che quindi è in grado di supportare molto bene le aziende e le start-up in questo caso. E poi abbiamo anche delle presenze come quella di Nunzio, a cui tu accennavi, che è credo che sia una best practice molto efficace da spendere molto bene a vantaggio, diciamo, delle start-up che vogliono invece approcciare il mercato in questo momento. A questo punto, ancora una volta grazie. Prima delle domande vorrei chiedere all'ambasciatore e a Sara se hanno delle conclusioni, dopodiché lasciamo spazio alle domande. Grazie. No, soltanto ancora veramente congratulazioni per questo lavoro molto articolato, fatto anche in poco tempo, come si diceva, ma molto utile. Erano le cose e sono le cose che noi ripetiamo sempre negli incontri, non solo con le startup ma con le imprese italiane, che qui bisogna cercare di costruire partnership long term, che bisogna trovare networking, che bisogna investire, che bisogna
capire quali sono anche i contesti, diciamo, di facilitazioni finanziarie per attività, ma soprattutto di condividere know-how, tecnologie, esperienza, in uno spirito proprio pari, di partnership, di apprendere l'un l'altro, perché anche qui ci sono esperienze estremamente significative. Quindi da questo studio ricaviamo che il potenziale è enorme, naturalmente bisogna informare, far conoscere e direi soprattutto la prima casella a sinistra, aggregare. Noi dobbiamo essere in grado di aggregare questo patrimonio di startup dall'Italia, metterle in collegamento, e dobbiamo capire meglio anche in India quali possono essere partner aggregati per poter condividere esperienze, sviluppare tecnologie insieme. Voglio dire, l'India è un paese nel quale tutte le joint venture che abbiamo fatto hanno avuto successo, non abbiamo mai avuto problemi né dal lato indiano né dal lato italiano di dispute, di contenziosi come in qualche altro paese. Quindi voglio dire, anche poter condividere anche progetti in comune, tra l'altro attingendo a risorse finanziarie sia italiane che indiane, perché come diceva giustamente nella presentazione ci sono tutta una serie di schemi anche sul credito per le piccole e medie aziende, soprattutto per quelle innovative e tecnologiche. Ecco, da qui noi dobbiamo partire proprio per avviare non solo una strategia, ma proprio un programma, anche se vogliamo un piano di azione, un programma di iniziative e di interventi, coinvolgendo gli attori che sono i giovani e le imprese che vogliono dedicarsi a questa attività. Grazie. Io aggiungo solo che questo vuole essere un invito a tutti gli innovatori, gli start-upper, gli imprenditori italiani. Il sistema Italia in India c'è, l'India è cruciale, abbiamo davanti pochissimo tempo e dobbiamo unire le forze. Quando dico pochissimo tempo parlo dell'Agenda 2030, che detta così sembra una cosa molto lontana. Abbiamo meno di 9 stagioni agricole davanti a noi per portare un vero cambiamento a questo sistema e ai sistemi agroalimentari mondiali. L'India gioca un ruolo cruciale e l'innovazione italiana può dare un enorme contributo. Il sistema Italia c'è e noi siamo molto contenti di essere qui ad unire un po' i puntini e cercare di fare un po' di sense making e scoprire quali sono i valori, cercare di farli lavorare insieme. E siamo ovviamente a disposizione del nostro paese per continuare a giocare questo ruolo di facilitatori e acceleratori dell'innovazione, ma con una grande attenzione a tutta la parte di ascolto, perché questo ascolto ci sta facendo scoprire tantissime, le chiamiamo dormant resources, risorse dormienti, cose che diamo per scontati, valori che diamo per scontati. L'India è uno di quei paesi dove in ogni angolo trovi valore, trovi biodiversità, trovi storia, trovi cultura, trovi una dimensione che può sicuramente accelerare quel cambiamento di cui c'è bisogno. Grazie mille, Chavi, avete fatto e abbiamo fatto un bellissimo lavoro che spero possa dare tanti frutti. Bene, se ci sono domande attraverso vedo una, se ci sono ordini di grandezza sull'export già presente italiano in India e quali sono le potenzialità del settore agricolo. Sì, posso rispondere io, Daniela. Naturalamente avrò piacere di inviarle una breve ricerchina sulla meccanizzazione agricola che abbiamo aggiornato proprio l'altra settimana, perché tra l'altro naturalmente la premessa è che tutto il settore della trasformazione e lavorazione alimentare che va da appunto la meccanizzazione agricola fino all'imballaggio, come diceva l'ambasciatore, fino alla cold chain è un macro settore prioritario per l'Italia, che è entrato anche nel prossimo piano di azione tra Italia e India, e quindi è costantemente monitorato da noi, dall'ambasciata, insomma dal sistema Italia e India. Quindi poi chiederò magari a qualcuno di Future Food di passarmi l'email di Daniela Mogavero, così ho piacere di mandarle questo breve studio, che comprende naturalmente anche le statistiche. Naturalmente i numeri del 2020 scontano purtroppo la pandemia, però anche nella meccanizzazione agricola, soprattutto per quanto riguarda la componentistica, prima del 2020 stavamo vedendo
una performance molto positiva delle aziende italiane, poi invece nella meccanizzazione agricola, parlando di macchinari, trattori, abbiamo degli esempi di aziende italiane come Maschio Gasparro, come Carraro, presenti da molto tempo in India con delle proprie unità produttive. Quindi il settore è ben rappresentato in India, poi naturalmente quando avrà modo di leggere il breve studio, se ha domande sono a disposizione. Complessivamente noi abbiamo una quota di mercato simile alla Francia in India, più bassa della Germania, che è il paese che è leader dell'export europeo, però siamo non lontani dalla Francia, più o meno siamo sulle stesse cifre. Aggiungo un'altra considerazione sul nostro export. Noi esportiamo circa 4 miliardi e 300 milioni di euro, ma il nostro export reale, cioè quello che transita da altri paesi, leggi Svizzera, Belgio, Olanda, arriva a circa 8 miliardi e 3, secondo una stima recente fatta dal team Geraci. Quindi è un paese già interessante dal punto di vista della presenza, ma con un potenziale di crescita enorme. E sicuramente l'agroindustria è uno dei settori chiave, insieme all'energia. C'è una domanda per Future Food Institute. Quali sono le prospettive di radicamento e sviluppo delle attività in India? Sara. Beh, noi sinceramente contiamo molto sull'India e già da tempo abbiamo cominciato ad attivare proficue collaborazioni, mi viene da dire, in primis appunto con il nostro network di alumni che ora è rientrato in India ed è per noi un grandissimo patrimonio. E poi ovviamente a supporto di progettualità come queste, dove le nostre competenze possono sicuramente dare un grande valore aggiunto. L'India nei prossimi anni giocherà veramente un ruolo cruciale e non possiamo fare a meno di essere parte di questo processo, perché sicuramente ci sono tanti valori che possono essere messi a fattor comune. Quindi noi sicuramente continueremo a investire sull'India, dare attenzione all'India su tutte le dimensioni, quelle che citavo all'inizio, quindi sia per quanto riguarda tutta la parte di creazione di competenze con programmi di formazione, collaborazioni con la rete universitaria, la rete accademica indiana, quindi facilitando queste connessioni, sia per quanto riguarda lo sviluppo delle community dell'innovazione, quindi facilitando le connessioni con gli hub di innovazione indiani, e in terzo luogo cercando di accelerare appunto questa transizione verso una transizione ecologica di cui anche in questi giorni tanto, tanto si parla, che è necessaria, e portare innovazione nell'agritech vuol dire esattamente questo, e nel food tech vuol dire esattamente questo, accelerare quella transizione che fa sì che gli obiettivi di sviluppo sostenibile non siano solo una bella infografica colorata, ma siano veramente degli obiettivi che insieme riusciremo a raggiungere. Se ci sono altre domande, non ne vedo. Beh, direi siamo stati perfettamente nei tempi, e se non ci sono altre domande o interventi possiamo chiudere. Ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti per l'attenzione dedicata tanto a questa presentazione, ma anche al discorso più generale del mercato indiano e delle possibilità di successo delle nostre startup sul mercato indiano. E appuntamento a breve per i seguiti del progetto e per il follow-up della ricerca. Grazie a tutti di nuovo. Grazie mille.